Si ripartirà con Oddo in panchina oppure il pensiero a Zeman lo fate sempre? Ma io mi auguro che possiamo ripartire da dove ci siamo fermati. Adesso questo è un compito che avranno i due direttori nel dover innanzitutto parlare con Massimo, illustrargli i nostri programmi e avere un ok da parte di Massimo. Poi loro decideranno a chi affidare la squadra e loro decideranno anche che tipo di giocatori andare a prendere su questo mercato che si apre praticamente già aperto, e quindi bisognerà da subito lavorare per fare questa squadra per il prossimo anno. Oddo però ha già dato la sua disponibilità proprio a caldo dopo la fine della partita col Bologna. Appunto, cioè io penso che si tratterà appunto di mettere appunto dei dettagli, quindi non credo che ci siano sorprese su questo argomento. Pescara rischia di perdere più di qualche giocatore? Ma io non guardo, purtroppo, a differenza di quello che fate voi, che è il vostro mestiere, guardate il prodotto finito, io guardo la situazione a lungo termine. Questo è il significato che questa società da 3 o 4 anni a questa parte sta lavorando con un'idea imprenditoriale molto diversa e che è presente in Italia solo in alcune società. Questo è il risultato. Quando si arriva a fine di un campionato e al di là del fatto di essere entrati nei playoff, ma ancora prima avere tante richieste per giocatori di Serie B, vuol dire che hai lavorato bene, ma hai lavorato bene negli anni, perché non si arriva ad avere il Melchiorri o arriva il Torreira, il Brugman così da un giorno all'altro. Sono giocatori sui quali abbiamo investito dei soldi in passato e che oggi ci ritroviamo. Abbiamo già una lista di oltre 100 giocatori visionati nell'anno che ci possono interessare e su quelli lavoreremo per riportare a Pescara se dovesse andare via il nuovo Melchiorri, se dovesse andare via il nuovo Brugman, se dovesse andare via qualcun altro. Ma se su questi nomi sarà possibile fare discorsi diversi, noi stiamo qua per valutare anche questo. Melchiorri e Bjarnason andranno via però? Ma io su Bjarnason dico che forse c'ho più possibilità, perché comunque è un giocatore che la Serie B l'ha un po' l'ha sopportata quest'anno facendo un grandissimo campionato e quindi dimostrando di essere un 12 gol professionista. Su Melchiorri aspetterei prima di prendere delle decisioni, anche perché sicuramente su Melchiorri per lui e per la società dovranno arrivare richieste importanti per far traballare la volontà del giocatore e la volontà della società.